Le auto storiche hanno il pregio di raccontare la società, la storia in maniera diretta. Sono un po' lo specchio degli avvenimenti, delle conquiste. L'ANCIA ha avuto un ruolo fondamentale nel ritmare gli eventi che hanno caratterizzato la nostra società. Sono Roberto Giolito, ho realizzato molte vetture come la Fiat 500 contemporanea. Oggi, occupandomi di Heritage, scopro un grande valore. Heritage è una nuova divisione di FCA allo scopo di valorizzare, curare e promuovere il patrimonio storico dell'azienda. La collezione Lancia rappresenta una delle grandi linee di prodotti rimaste sempre a bordo della casa costruttrice, come la Appia, una delle ultime classiche. La Lancia Alfa, che è la prima vettura in assoluto, passando anche dalla versione da competizione, la Lancia Alfa Sport, Lancia Stura, che è sinonimo di eleganza col suo motore a 8 cilindri. La Lancia Delta, un disegno inossidabile, grazie anche all'introduzione all'epoca estremamente innovativa delle quattro ruote motrici. Dalla nascita dell'azienda ad opera di Vincenzo Lancia, non esiste una Lancia priva di un aspetto innovativo fondamentale. La collezione Lancia nasce verso la fine degli anni 70. I modelli che compongono la collezione sono 95. Dal 1906 fino a tutti gli anni 90. Sono conservati i modelli più prestigiosi, come la Lambda, la Lancia D50 di Formula 1, la Lancia D25 Sport, poi arrivando alla Fulvia, vincitrice del Rally di Monte Carlo nel 1972, fino ad arrivare alle note Lancia Delta Integrale. La nostra Lancia Delta riporta ancora i segni di un incontro con una gazzella durante il percorso e noi l'abbiamo conservata così e tra l'altro anche funzionante. C'è un filo conduttore chiarissimo tra gli inizi e la storia attuale. Ogni vettura rappresenta di per sé un'innovazione che passa attraverso la scoperta di moltissimi standard, ma soprattutto l'idea trasgressiva di non essere mai prevedibili, ma di anticipare realmente delle nuove tendenze. L'auto storica ha il compito di raccontare fasi della nostra storia in maniera molto diretta e riassumere questo in una storia brillante fatta di capolavori e di successi tecnologici è la migliore traccia di tutto quello che è capitato in questi 100 anni e più.